Buonasera, buonasera a tutti voi, amici del Centro Culturale Famiglia Cittasana, benvenuti alla 46esima puntata del Quarto d'ora accademico. Stasera ospite in studio un grande amico del Centro Culturale, l'ingegner Giosuè Allegrini, con il quale abbiamo l'anno scorso, in questo periodo, inaugurato questa trasmissione. Buonasera, Giosuè. Buonasera Rodolfo, buonasera a tutti. Insomma, io devo dar merito all'ingegnere Allegrini di avere insieme a me, insieme agli amici del direttivo del Centro Culturale, avuto la bellissima idea di ideare questa trasmissione. L'abbiamo fatto in occasione anche di un evento benefico e quindi anche di ciò che poteva derivare, scaturire da quell'evento benefico, da quella mostra online. E Giosuè è stato il nostro curatore a quell'epoca. Senti, Giosuè, però a suo tempo vivevamo proprio il culmine, l'acume, la sorpresa di un evento eccezionale, secolare, come quello della pandemia, di questo maledetto Covid-19 l'anno scorso, mentre invece quest'anno finalmente questa crisi pandemica pare si stia allentando. E anche da un punto di vista culturale, i musei, e non solo, cioè voglio dire, tutta l'arte inizia nuovamente a muoversi, in termini anche di programmazione espositiva. Ecco, prima di sentirci, devo dire che comunque ho dato un'occhiata alla tua nota biografica e fra le tante iniziative culturali, espositive, conferenziali e anche televisive che hai sviluppato nei più disparati consessi, ho constatato che a Pavia, le ho proprio contate, hai organizzato, hai curato ben 11 mostre d'arte nel corso di questi ultimi anni, di cui 6 al Castello Visconteo e 5 al Broletto. Ecco, a beneficio di chi ci sta ascoltando e anche mio, perché poi è bello leggere la biografia, ma è anche bello sentire raccontare dalla viva voce del personaggio, del protagonista, quello che è accaduto. Ecco. Mi piacerebbe che così brevemente, anche sinteticamente, tu riuscissi così a darci una linea guida di quello che ti ha orientato nella scelta in qualità di curatore di questi eventi. È troppo? No, non credo. No, no, domanda articolata, comunque cerchiamo di dare una risposta. Beh, la linea guida è presto detta. Ho cercato di non essere un traduttore dei traduttori d'Omero, ovvero sia nel momento in cui organizzi un evento culturale, una mostra, una rassegna espositiva, naturalmente devi tenere conto di tanti aspetti. Uno di questi è l'originalità, uno di questi è l'interesse che questa possa poi manifestare e trasferire ovviamente ai visitatori di varie fasce di età e estrazioni, quindi questo è un elemento importante. E su Pavia ho cercato proprio di sviluppare una progettualità di questo tipo, ovvero sia partendo proprio, ricordo dalla prima mostra nel 2011-2012, I colori del tempo, 130 capolavori di 100 grandi maestri del Novecento, in quell'occasione avevo sviluppato un percorso espositivo che prendeva, traeva proprio il proprio cammino dal diagramma di Alfred Barra, il compianto direttore del MoMA di New York, che sviluppava l'arte del Novecento secondo due direttrici, la ragione e l'emozione. Poi, come ricorderai, era stato anche sviluppato un quaderno didattico a beneficio dei Come no? ragazzi delle scuole superiori. A loro tempo, ricordo benissimo, eri assessore all'istruzione. Abbiamo perso il nostro amico Giosuè, il collegamento si è disattivato, rimaniamo in attesa che possa ricollegarsi. Stavo parlando di quanto era stato organizzato a suo tempo nel 2011-2012, Eccoci. e
Ecco, ecco in relazione proprio alla mostra I colori del qua. Sì, tempo, erano stati esatto. ben 130 capolavori. Eccoti nuovamente qui, che avevamo Ecco, perso sì, infatti. il È bello della avuto, diretta. sì, è il bello della diretta. Comunque, ecco, come ti stavo infatti dicendo, questa mostra aveva poi accompagnato anche i ragazzi delle scuole superiori pavesi e con grande soddisfazione il quaderno era stato distribuito e quindi, insomma, ho cercato di fornire uno strumento che chiarisse un po' di panassi dubbi, ovviamente, Un sull'arte bigino. novecento. Un bigino, bravissimo. Poi c'era stata l'antologica di Franco Battiato e lì avevamo esplorato le quattro anime, il grande maestro da poco Recentemente scomparso, scomparso, recentemente compianto. scomparso, e in quel caso era una mostra che esplorava, tra l'altro realizzata congiuntamente a Giuliano Allegri e aveva avuto ben 1700 presenze solo all'inaugurazione e aveva esplorato le quattro anime creative di Battiato, discografia, pittura, cinema e teatro. Poi era stata una mostra di livello internazionale, nazionale, internazionale, Visual Poetry, l'avanguardia delle neo-avanguardie, dove avevamo esplorato i rapporti tra arte e comunicazione, in occasione del 50° anniversario di fondazione del gruppo 70 dei poeti visivi fiorentini. Una mostra, tra l'altro, che aveva avuto due città, Venezia e Pavia, che aveva accolto la mostra, e quattro spazi espositivi in contemporanea, 1000 opere, 150 artisti e un catalogo mastodontico di schierà di 500 pagine realizzato con l'Ara. Stasera proprio abbiamo questi problemi di connessione con Giosuè. Un peccato perché, come potete ascoltare, è veramente una macchina da guerra. Lo è stato e lo sarà anche in futuro. Vediamo se abbiamo la fortuna di poterlo, recuperare. Parlava appunto di questa mostra, Visual Poetry, l'avanguardia delle neo-avanguardie che si era tenuta sia a Venezia che a Pavia nel 2014, a Venezia al Palazzo delle Prigioni e a Pavia al Castello Visconteo. Intanto saluto Marco Peretto, nostro affezionato amico ascoltatore, Marco, ed in più anche si è aggiunto Marco Cigalini. Buonasera Marco, benvenuto anche a te. Abbiamo qualche problema di troppo con il Giosuè. Giosuè Allegrini. Allora, Giosuè Allegrini, devo ricordare che oltre ad essere un noto critico ed esperto d'arte, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, lo ricordavo anche prima, è un critico d'arte, come dicevo, con i fiocchi, anche perché è sua l'estensione del diagramma di Bar dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. E di questo diagramma di Bar, Allegrini, che anche lui è autore, come stava parlando poc'anzi, ha beneficiato molti studenti delle scuole superiori della città di Pavia e non solo. Ho cercato anche poco fa di riammetterlo in studio, ma è proprio difficoltoso stasera, deve avere qualche problema nella sua abitazione con la connessione. Non dicevo che ha avuto questo lume di sapienza, questo lume di ragione nel ideare questo diagramma e di poter beneficiare tanti studenti, omaggiandoli a suo tempo di questa opera, di questo bigino, che era utile per riassunto in sostanza di quello che è l'arte, soprattutto l'arte contemporanea, con un sunto e con un diagramma che dà così conto rispetto all'evoluzione dell'arte nel corso dei secoli. Scusate un attimo, il bello della diretta, rispondo a Giosuè.
Pronto, Giosuè? Sì. No, ti vedo, caro Giosuè, in nero ti vedo. Probabilmente deve esserci qualche problema sulla connessione. Adesso si è proprio sganciata. Prego, prego, prego. Sì, resto in linea. Intanto ne approfitto per salutare Roberto Vai, il nostro presidente, ed in più anche un concorrente, un amico, nonché anche fratello nerazzurro, Lorenzo Blone, che conduce il Caffè della Sera. Ti vedo, caro Giosuè, ma ho idea che si hanno ancora problemi. Un problema, l'importante è che mi vediate o comunque che tu mi possa vedere. Poi, ecco. Eccoti qua, ti abbiamo nuovamente con noi, speriamo di non perdere, ti riammetto nello stream, vediamo se riusciamo a recuperarti. Sono i problemi di connessione. Vedo. Ok. Eccoti qua, perfetto, ci sei. È il bello della diretta, sì. Chiudo il telefono e cerchiamo di riconnetterci invece in streaming. Prego, Giosuè. Benissimo, ecco qua. Benissimo. Ah, bene. Allora, infatti, stavo dicendo, rimasti con la visione, tra l'altro, una mostra di grandissimo livello. Il libro è stato utilizzato dalle varie università e accademie d'arte proprio di riferimento. Poi abbiamo avuto una mostra, forse, e Pellizza da Volpedo, uno potrebbe domandarsi, beh, ma cosa c'è di innovativo in Pellizza da Volpedo? Molto disturbata la linea, molto Sicuramente disturbata. un elemento comunque di grande interesse è il fatto che erano 30 lavori inediti, per esempio. E così naturalmente via via arrivando a altre grandi mostre come African Art, arte africana contemporanea, dove in occasione del 25esimo anniversario della mostra al Beaubourg di Parigi, al Centre Pompidou, avevo inteso effettuare un po' un bilancio di quelle che erano quelle forme espressive d'arte legate un po' alla condizione primigenia di autenticità dell'essere umano. E naturalmente così via, passando per Padiglione Tibet, che dalla Biennale di Venezia avevamo portato ad esempio a Pavia, e la mostra Padiglione Tibet aveva avuto anche questo un grande eco, un grande interesse con numerosi visitatori. Per poi insomma concludere con mostre al maschile e al femminile, con artisti come ad esempio Marilena Sassi, piuttosto che Daniele Bongiovanni, o piuttosto Augusto Garau, che è stato uno dei fondatori del movimento d'arte concreta, nato naturalmente, vissuto a Pavia, l'ultima sua residenza fu a Pancarano, ma fu uno degli artisti legati all'astrattismo geometrico, tra i più rilevanti e significativi, insieme a Bruno Munari, insieme ad Atanasio Soldati ed altri. Quindi questo è un po' la sintesi delle mostre, quindi insomma credo senz'altro significative. Ho cercato, come dire, anche proprio l'elemento di costituire una sorta di florilegio, varie tematiche che abbracciassero varie epoche, proprio per stimolare la curiosità dei fruitori, dei visitatori, in sintesi. Intanto saluto anche Elsa Fantò, la quale si è unita a noi, e ricordo a tutti coloro che ci stanno seguendo che possono comunque rivolgere quesiti al nostro illustre ospite. E, caro Giosuè, allora, con il mare c'è un connubio, c'è una familiarità speciale, nel senso che tu ancora professionalmente sei dipendente della Marina Militare, sei capitano di vascello. Purtroppo, e questa era una cosa che dicevamo anche fuori onda, non hai la divisa, e questa è una cosa che mi rattrista particolarmente. Mi piacerebbe tanto ospitarti con la divisa bianca, insomma, è una cosa che impreziosirebbe anche la nostra
trasmissione ne darebbe anche lustro. E così mi dà comunque ritmo, mi dà la possibilità di collegarmi anche al fatto che prossimamente inaugurerai una mostra al Museo del Mare di Genova. E hai altre Esatto. comunque attività in corso di programmazione, sempre nel prossimo futuro in Liguria, anche in Lombardia e anche al di fuori dei confini nazionali. Tra l'altro, ecco, volevo insomma così ricordare, quest'anno, se ben ricordo, ricorrono i 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri e mi pare che tu in pentola abbia qualcosa, dico bene? Sì, anche questa è una domanda articolata. Allora, sicuramente certo, il 29 di questo mese, quindi fra 4 giorni, al Museo del Mare di Genova inaugura una mostra in cui sono curatore che si intitola Tracce nel Mare. È una personale di un'artista, Nicoletta Gatti. È un'artista, tra l'altro, piemontese, tortonese di origine, poi trapiantata nel territorio, pavese, legata all'espressionismo astratto. E questa mostra, credo, insomma, sia, interessante proprio perché correla l'elemento liquido, l'elemento reale, il mare, a quella che è la visione astratta del mare. Quindi un po' è l'aspetto razionale ed emozionale che concorre alla rassegna, espositiva. Poi, sempre in Liguria, al CAMEC, al Museo di Arte Contemporanea di La Spezia, il 29 ottobre, quindi fra 5 mesi dopo, inaugura una mostra Arte e Design nel Golfo dei Poeti 1967-1987, e in questo caso naturalmente è un'antologica di un artista francese famoso, Jacques Toussaint, e in questo caso si fa esplorare proprio i rapporti fra l'arte e il design, fra quindi l'elemento legato al funzionalismo e quello legato più propriamente alla creatività artistica dell'essere umano in generale, dell'artista in particolare. Poi un'altra rassegna espositiva su cui stiamo lavorando alla Fondazione Berardelli di Brescia, una personale antologica dell'artista Xante Battaglia, che come sai è un artista comunque di adozione pavese, oltre ad essere stato docente alla prima cattedra di pittura di Brera, insomma un maestro di livello nazionale e anche europeo, internazionale. E Dulcis in fundo, sto sviluppando una progettualità, proprio un evento culturale, probabilmente sarà duale, cioè sia di carattere espositivo sia conferenziale, legato proprio a Dante Alighieri e l'acqua, e prevedibilmente sarà al Principato di Monaco. Allora, sappiamo benissimo che in questi giorni sono attivi i due vulcani più attivi d'Europa. Parlo dell'Etna, dello Stromboli, ma ne abbiamo un altro, abbiamo il vulcano Allegrini qui oggi in studio con noi. Senti, a Sì. proposito di storia pre-rinascimentale e rinascimentale, da te ricordata poc'anzi con Dante Alighieri e anche Leonardo. Cosa ne Sì. pensi del rifacimento in 3D del David di Michelangelo, la cui copia andrà collocata a Dubai in occasione dell'Expo 2020, rimandato di un anno per via della nota pandemia? A proposito, poi devi mostrare qualcos'altro, eh? Devi mostrare a tutti i nostri Sì, spettatori. Prego, certo. prego, Beh, prego, dimmi. guarda, per dirla alla maniera della direttrice della Galleria dell'Accademia, Cécile Holberg, direi che è senz'altro una bellissima opportunità per divulgare la bellezza del patrimonio culturale italiano nel mondo. Certamente è una replica, ma è molto ben fatta, praticamente è una scultura identica per tutto, anche nelle difettosità superficiali dovute naturalmente all'epoca, insomma, dell'originale. E poi bisogna dire che naturalmente il David di Michelangelo è un'icona assoluta del Rinascimento, che come anche un'icona assoluta della bellezza maschile, come pure come al pari della Venere del Botticelli, no? Per la bellezza femminile.
da dire tra l'altro che Michelangelo aveva anche realizzato un'altra scultura a tema David, questa volta però in bronzo, e l'aveva realizzata perché all'epoca, i primi del Cinquecento, i fiorentini avevano bisogno di avere l'appoggio dei francesi, del re francese, nella guerra che sostenevano contro i pisani. E quindi in estrema sintesi ha realizzato questa scultura bronzo, altezza naturale, non come il David in marmo che è 5 metri e mezzo d'altezza, e fu poi trasferito in Francia, rimase al castello di Villeroi fino intorno alla fine del Settecento. Poi con la rivoluzione francese si sono perse le tracce di questo ulteriore capolavoro, di cui rimane soltanto un bozzetto, un disegno. Però senz'altro è un elemento molto interessante. Poi c'è da dire anche che in passato furono realizzate anche altre repliche del David di Michelangelo. Una famosa fu quella del Poli nella metà dell'Ottocento, sempre in bronzo, e poi quella della Righetti. Righetti che nell'ultimo quarto di Ottocento, quando ormai si era compreso che era bene proteggere l'originale dalle intemperie, aveva realizzato una scultura in marmo, che poi è quella naturalmente che si trova attualmente collocata in Piazza della Signoria, perché l'originale è appunto collocata nella galleria dell'Accademia ormai da più di un secolo, insomma. Naturalmente parliamo di stampa 3D. La stampa 3D è sicuramente stato un progetto ambizioso, intanto per le dimensioni di questa scultura, perché 5 metri e mezzo, è chiaro che replicarla con stampanti 3D c'è un problema dimensionale, non si può andare oltre certe dimensioni. Quindi questa scultura è stata realizzata in frazioni, in più parti, una quindicina di parti, e poi assemblate, poi ricoperte. Beh, siamo nel 2021. Devi sapere che quando sono stato direttore del Museo Navale della Spezia, precisamente nel 2018, avevo fatto realizzare qualcosa di interessante, che, visto che Lo anche un vuoi po' mi aspettavo, mostrare? te la mostro, ed è questa scultura. Questa scultura, come puoi vedere, è una riproduzione, anche questa in stampa 3D, di una scultura, quella più famosa in marmo, è il Titano, naturalmente. Regge il mondo. Che regge l'Atlante, il Titano che regge il globo terracqueo, fa parte della collezione Farnese del Museo Archeologico di Napoli. Poi ce n'è un'altra copia in bronzo che era collocata ed è tuttora collocata al Museo Navale di La Spezia. Io proprio con la MBDA, con l'Oto Melara, avevo effettuato 4 anni fa circa proprio uno studio per vedere se si potesse replicare con le tecnologie attuali, che normalmente vengono utilizzate, sai, per i satelliti, no? Per le repliche di componentistica aerospaziale, anche in chiave artistica, e correva il 2018. Quindi insomma abbiamo realizzato qualcosa di interessante, anche un po' precorrendo i tempi per certi aspetti. Senti, Naturalmente c'è ancora da dire dottore. una cosa, che sì, Prego. un'ultima cosa è che il David di Notello, qualcuno naturalmente potrebbe dire che è una copia, no? E quindi si potrebbe quasi parlare di iconodulia, no? Quindi è una sorta di idolatria dell'immagine del contemporaneo classico, però è anche, e di conseguenza, di riflesso c'è l'iconoclastia, quindi il bandire questo. Beh, sono tante considerazioni che si possono fare, che sarebbe necessario, credimi, un'altra programmazione del quarto accademico, però insomma credo sia sufficiente fermarsi qui, Non ci ecco, da sono questo punto problemi. di vista. Prossimamente possiamo metterlo in agenda, caro ingegnere. Non c'è alcun problema, anzi, mi fa piacere poter già segnare in calendario, grazie alla tua disponibilità, una nuova puntata. Senti, Giosuè, allora, a livello espositivo museale, come siamo messi in Italia dopo la pandemia? Ecco. Come già detto, mi parrebbe di capire che qualcosa si sta muovendo, anche a Sì. Pavia, a dire la verità, perché ho partecipato anche recentemente a una riunione della Commissione Cultura e ho ascoltato qualche annuncio. Abbiamo riperso la connessione con il nostro ospite, questa sera è un po' ballerina, stavamo entrando un po' nel cuore di quello che era un po' il leitmotiv del nostro appuntamento. Eccolo qua che sta riaffacciandosi, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Stasera siamo un po'.
Io ti Diciamo. sento, sì. Infatti, le linee sono un po' sovraccariche, stranamente. Sì, stavi per Ok, alla tua, quindi certo. ovviamente è colpa mia. No, no, ti Ci sento, sei, sì, ti sento. aspetta qualche istante che andiamo a regime, Giosuè, perfetto, Sì, no? certo, Allora, sì, ti stavo facendo assolutamente. questa domanda Sì. importante, dicevo che era un po' nevralgica anche Chiaro. per le motivazioni che ci hanno un po' indotto ad invitarti stasera alla Certo. nostra trasmissione. Cioè, pare che si muova qualcosa dal punto di vista della programmazione culturale ed espositiva. E peraltro poi avevo visto adesso nel novero dei commenti che si stavano un po' palesando sulla chat, questo quesito commento di Roberto Vai, il quale dice: vedrei bene Allegrini come prossimo direttore dei musei civici di Pavia. Dottor Allegrini, ci ha mai pensato? Ecco, questa era una domanda bellissima che avrei voluto rivolgerti anch'io, caro Giosuè. So perfettamente che il posto è occupato, però insomma, Sì, per quello che dimostri, per quello che dimostri, potresti essere sicuramente all'altezza. Forse sarebbe anche un carico piuttosto stretto rispetto alle tue spalle. Comunque. guarda, ne sono senz'altro sono onorato dell'affermazione che è stata formulata. In verità non mi sono mai posto il quesito anche perché a tutt'oggi non mi è stato proposto alcunché dunque da questo punto di vista. Per cui poi sai, ho veramente come dire, tanti impegni in questo momento fra vari musei, un po' in tutta Italia, però certamente, insomma, come dire, mai dire mai, chissà mai, insomma. Sei una risorsa per il territorio, per cui bisogna valorizzarle le risorse. Ti ringrazio, Allora si Marco. muove qualcosa, Giosuè, si sta Sì, muovendo sì. qualcosa. Però tu sei in fermo immagine, sei in fermo immagine, Giosuè. Aspettiamo ancora qualche istante. No, purtroppo ti Io ti sentiamo. vedo. Eccoti qua, adesso Ah, mi sentite? sei nuovamente Ah, bene, bene, ricomparso. questo è Prego, prego. importante. No, no, bene. Allora, ti dicevo, si sta certamente muovendo, si stanno muovendo diverse cose in Italia, in varie città, naturalmente. Niente, stasera proprio non ne vuole sapere la nostra connessione. Di rimanere stabile, abbiamo nuovamente riperso il nostro ospite Giosuè Allegrini. Attendiamo qualche istante che possa nuovamente ricomparire. Eccolo qua, lo vedo io, ma non ancora voi. Avrete capito che effettivamente è un vulcano. Tantissime idee in questo momento, e non solo in questo momento, ma anche nei mesi scorsi e trascorsi, Giosuè Allegri è letteralmente fritto in casa propria in attesa di poter nuovamente operare in campo espositivo e culturale, un campo che gli è caro, un ambito sicuramente che lo è protagonista un po' tutta Italia e non solo. Intanto gli amici che si sono aggiunti alla nostra a Giuseppe e a Pig, ora in sovraimpressione, Giosuè, eccolo qua nell'altra metà dello schermo. L'audio ancora non è perfetto. Eccoti qua, Giosuè, ti vediamo in fermo immagine, ma l'audio ancora è molto Sento. scarso. L'audio è ancora molto scarso. Ti vedo e ti sento comunque. Se Vai pure ritieni avanti.
Ecco, infatti, dicevo assolutamente sì, e questa è una buona notizia. In varie città d'Italia si stanno rappresentando, stanno inaugurando, preparando. Niente da fare, l'abbiamo ancora perso, Giosuè. Un peccato. Vorrà dire che prossimamente, se non riusciamo ad avere una connessione stabile, provvederemo a recuperare questo secondo tempo della trasmissione. Abbiamo fatto una mezz'ora un po' a singhiozzo, ma le prospettive future che voleva delineare Giosuè erano sicuramente di grande interesse, così come lo è stato la sua partecipazione alle precedenti, ai precedenti appuntamenti della nostra trasmissione del quarto d'ora accademico. Non lo vedo ricomparire, eccolo qua. Forza Giosuè, che ce la facciamo. Ce la facciamo, ecco, forse adesso sì, perché era stato prima, in effetti il collegamento andava e veniva. Ora mi senti bene? Devi chiedere la fibra anche in Hai Precò, ragione, hai dove ragione, hai risiedi. ragione. Serve le fibre in oltrepò, assolutamente. Ma tra l'altro è inevitabile, insomma. L'evoluzione che cammina. E ti dicevo appunto questo, che sì, in Italia ci sono vari eventi che si stanno muovendo, a partire tra l'altro da Ravenna con una al mare, il Museo di Arte di Ravenna, con una mostra proprio su Dante Alighieri e gli occhi della mente, dove vengono rappresentate versioni, copie miniate, insomma, della Divina Commedia, insieme anche a opere di a lavori di merchandising, e quindi legati alla società di consumi, e a opere di arte, ad esempio, di artisti di arte contemporanea. Poi, ad esempio, a Milano ci sono le signore nell'arte, quindi Artemisia Gentileschi, Fotonisma Anguissola, poi Lavinia Fontana, insomma, sono una trentina di donne che tra il 500 e il 600 si sono cimentate nell'arte. Tra l'altro, se ricordi, avevamo anche parlato di donne nell'arte in una qualche Una precedente puntata occasione. precedente. Certo. Poi abbiamo, ad esempio, a Bergamo, rimanendo sempre in Lombardia, il GAMEC di Bergamo, la Galleria d'Arte Contemporanea, una mostra che si intitola Regina della Cultura. Regina Bracchi, parliamo. Regina Bracchi, che nel nostro Ti stiamo territorio era. riperdendo, Giosuè. Giosuè, ti chiedo scusa, ma ti stiamo riperdendo. Mi vedi in questo momento? Riesci a decifrare? Ok, posso? Sì, Posso? Ok, vai. bene. No, dicevo appunto di Regina Bracchi, artista, che tra l'altro Marinetti, il padre di Marinetti, era un avvocato civilista di Voghera, che poi è andato a lavorare durante i del canale Suez, no? Infatti lui era nato dalle Sandre d'Egitto, quindi anche in questo caso una mostra in Lombardia legata al futurismo, questa artista molto significativa e importante. Poi, ad esempio, al MAGA di Gallarate c'è, da Emma Zanella, dalla direttrice Emma Zanella, c'è una mostra sugli impressionisti, che come sai è un evergreen, quindi insomma. E poi, arrivando addirittura al castello di Rivoli a Torino, per gli 80 anni di Achille Bonito Oliva, che oltre ad essere un grandissimo storico dell'arte, si è anche formato la scuola del Maccatè, no? Quella famosa rivista dove si era anche formato Umberto Eco, eccetera, dove si è formato Siamo al minimo della connessione, Giosuè. Io direi a questo punto, perché ti vediamo in fermo immagino, Giosuè. Ecco, vedi? Oh, la voce com'è? Sempre immagine, dopo La anche forse voce è l'immagine la sempre. riscontra. Adesso pare Voce o ritornata. sentite? Dobbiamo contingentare i tempi e chiudere.
Sì, benissimo, va bene. Comunque, diciamo, altre mostre della doganessa, per esempio, e quindi c'è un po' in tutti i che c'è vento. Purtroppo non ti sentiamo, Giosuè. Sei ancora in fermo immagine. Io volevo farti una domanda per chiudere, per così tornare un po' sul nostro territorio dopo essere emigrati in altri lidi ed aver sentito quali possono essere le prossime occasioni, i prossimi Comunque, appuntamenti insomma, di un certo rilievo Rodolfo, mi di senti? caratura nazionale. Adesso sì. Ecco, volevo chiederti, Giosuè, Dimmi. tuttavia, per il futuro, su cosa suggeriresti di puntare a livello di programmazione culturale ed espositiva? Qui siamo in diretta, rimane tutto registrato e quindi problemi di copyright e di primogenitura non ce ne sarebbero. Quindi, se vuoi darci tu qualche spunto. Mi senti, Rodolfo? A scatti Mi senti? malamente. Io direi, Giosuè, se sei Allora, proviamo. d'accordo, Sì, vai tranquillo. visto che non tiene la connessione, rischiamo No, di no, no, perdere, di sì. perderci, Certo. di ricalendarizzare, di riprogrammare il Va nostro bene. incontro, magari non dico la Va prossima bene. settimana, ma fra due, proprio per entrare nel Certo. merito della domanda che ti stavo rivolgendo. E per poter un po' approfondire le altre Va bene. iniziative che hai in cantiere. Cosa ne pensi? Certo. Possiamo Concordo, farlo. concordo assolutamente. Possiamo farlo tranquillamente quando desideri, naturalmente con massimo piacere, sia nei tuoi Bene. confronti, naturalmente dei graditi amici che ci seguono, insomma, questa sera un po' con Grazie. difficoltà, ma con grande piacere, assolutamente. Grazie, Giosuè, per la tua disponibilità. Siamo stati con te a singhiozzo stasera, ma siamo stati benissimo e Grazie. lo saremo nuovamente nelle prossime occasioni. Grazie Sì, e buona sera, senz'altro. Giosuè. Anche a voi. Arrivederci e arrivederci Buonasera a tutti e grazie. Buonasera, buonasera. a tutti. Buonasera.